Ciao bella gente, benvenuti in mio canale. Io sono Amal e oggi vi porto una maschera super 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 idratante per i capelli, non solo per i capelli ricci, ma anche per i capelli secchi e danneggiati, perché la settimana scorsa vi ho fatto vedere un trattamento che sto utilizzando da circa 3 mesi, me lo faccio una volta al mese. All'inizio l'ho fatto 2 volte, ma lo faccio una volta al mese. Un trattamento ristrutturante per tutti i tipi di capelli, sia per i capelli ricci, secchi, danneggiati, sfibrati, normali, per i capelli ad esempio grassi. Questo trattamento fortifica tantissimo i capelli, però ha un grandissimo difetto, quello che secca tantissimo i capelli, li secca davvero. Quindi, per le persone che hanno i capelli ricci, i capelli secchi e danneggiati, quando fate questo trattamento vi consiglio vivamente di fare una maschera super 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 idratante. Io l'ultima volta che ho fatto questo video, che sarebbe la domenica scorsa, ve l'ho fatto, ho fatto una maschera di Cantù, però non era sufficiente. I capelli sono usciti belli, però ho dovuto lavarli e farli dopo 2 o 3 giorni. L'ho lavati e ho fatto questa maschera. Io questa maschera l'ho fatta l'altro ieri, vi dico la verità. L'ho lavati oggi è mercoledì, il video uscirà domenica, ma io i capelli li ho lavati lunedì, ok? Quindi guardate, dopo 2 giorni il risultato. I capelli sono molto belli, guardate i ricci, guardate come sono belli. Anche se questa volta non l'ho separati benissimo, però il volume comunque c'è. Guardate che meraviglia. Sono molto 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 belli. Ve lascio anche, faccio vedere la parte dietro. Sono veramente molto belli, molto idratati e super ricciolosi. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanella. Vi lascio direttamente il video. E comunque voglio dirvi una cosa. Ho fatto un trucco stupendo. Credo che mi è durato 15 minuti neanche. Ho fatto due tecniche che ho trovato su TikTok. Se vi interessa, ve le condivido con voi, perché questa rende gli occhi più grandi. Invece, queste le labbra, guardate il taglio che c'è di qua, fa tipo effetto sorriso sulle labbra. Molto bello. Questa qua è una tecnica coreana. Se vi interessa, vi lo faccio vedere, o magari faccio un short video e lo pubblico su Instagram. Bella gente, grazie mille e vi lascio al video. Eccoci bella gente, cominciamo con la preparazione. Ho messo dell'acqua fredda e ci ho aggiunto 2 cucchiai all'incirca di riso. Come sapete, il riso o il riso bollito, l'amido di riso, è molto nutriente per i nostri capelli. Qua ci metto 4 cucchiai di riso bollito, è tiepido realmente, non è proprio freddo. Aggiungo questo preparato praticamente che avevo preparato e congelato, vi lascio sopra il link di che cos'è. Praticamente è dell'acqua con il gel di semi di lino leggero, i chiodi di garofano e rosmarino che aiutano alla crescita dei capelli. Aggiungo all'incirca anche qua un paio di cucchiai di olio extravergine, potete utilizzare l'olio di jojoba, l'olio che avete a casa, e un cucchiaio abbondante di miele. Questa maschera è veramente super 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 nutriente per i nostri capelli e soprattutto li lascia lucidi, brillante e riccio, viene che è una meraviglia. Come avete visto dall'inizio del video, i miei capelli sono così dall'incirca 3 giorni. Basta, la nostra maschera è già pronta. Adesso vado ad applicarla, ma per applicarla preferisco applicarla sui capelli bagnati. Quando si fanno queste maschere idratanti per i nostri capelli, io consiglio sempre di usarli sui capelli bagnati o umidi, perché così i nostri capelli riescono a assorbire tutta la idratazione, tutti gli ingredienti che abbiamo usato, sapendo che abbiamo usato miele, riso. Vogliamo che i nostri capelli assorbano e vengano idratati bene, bene, bene. Dopo che li ho bagnati, vado ad applicare questa maschera cercando di metterla anche la parte centrale dove non passa né acqua né niente. Ho cercato comunque anche di bagnarli. Come sapete, i nostri capelli quando sono così sono molto secchi, soprattutto anche per il caldo, per l'umidità, e quindi non è che si bagnano facilmente. Perlomeno per me, io quando li lavo i capelli dopo il secondo shampoo si bagnano.
e riesco a lavarli completamente. Comunque questa maschera ve la consiglio vivamente, è una maschera super 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 idratante, con ingredienti molto idratanti, e aiutano anche tanto la crescita e attivano anche la microcircolazione dei nostri del cuoio capelluto. Ho applicato questa maschera all'incirca un'oretta, perché l'ho messa e sono andata a fare le pulizie di casa, l'ho lavati e adesso ho rullato già i capelli. Come vedete, questa tecnica mi piace tantissimo, soprattutto quando faccio dei trattamenti ai capelli, perché così i miei capelli assorbono bene tutti i nutrienti che gli abbiamo dati. Questa tecnica mi piace tanto perché, tra il fatto che ti lascia i capelli super buccolosini e il fatto che comunque assorbe gli ingredienti, dopo che li ho rullati, per le persone che hanno i capelli mossi, questa tecnica li rende più ricci i capelli. Si prendete con ciocche più piccole, vi lascia i capelli molto ricciolosi. Sapendo che a me sinceramente i capelli ricci ce l'ho già, ma la uso più che altro per dare idratazione ai miei capelli, come sapete, col caldo, il sole, il mare, la sabbia, tutto il resto, quindi si seccano tanto. E soprattutto anche dopo il trattamento che gli ho fatto, che fa benissimo ai capelli, purtroppo li secca. Adesso vado a separarli con questo pettine con i denti larghi, perché a me piacciono i capelli voluminosi, non mi piace il riccio definito così, perché più definito il riccio, più cade, più impesantisce i miei capelli, quindi non mi dà l'effetto voluminoso. Per chi mi segue, se vi piace questa tecnica o volete sapere di più, fatemi sapere, che mi fa molto 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 piacere. E comunque scusate per la voce, però quello che offre il mercato per il momento, perché tra tosse e tutto il resto non mi passa e non mi torna la voce. Comunque io, da quando ho cominciato il caldo, i miei capelli oramai non li asciugo col phon assolutamente, non lo tiro neanche fuori il phon, li asciugo al naturale. Dopo che ho fatto il mio styling, di solito vado a passeggiare con la mia cagnolina, già quando torno a casa i capelli sono già asciutti, li siparo solo. Un pochino di crunch ai capelli, strizzarli, un po' di rock and roll per separare le ciocche, e voilà, io adesso esco e li faccio asciugare a naturale. E dopo che comunque torno dalla passeggiata con la mia bimba, subito vado a cercare di separare i ricci, perché a me non piacciono i ricci schiacciati, e quindi li separo col separatore, sia per dargli volume che dare proprio forma ai capelli, perché unicapello va, uniriccio va per i suoi cavoli suoi, quindi cerchiamo di dargli una forma guardabile, diciamo. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, e ciao a tutti!